Noi dobbiamo contestualizzare questa questione nell'ambito di questo patto che dobbiamo firmare per Napoli. Il governo ci dà 1 miliardo e 300 milioni a fondo perduto, che rappresenta veramente la salvezza della città che oggi è praticamente in dissesto, perché l'ultimo piano di rientro dell'amministrazione precedente non è stato approvato e quindi noi oggi ci troviamo in una condizione di dissesto. L'intervento governativo, che è un intervento straordinario, richiede alla città uno sforzo guardando alla possibilità di vari aspetti. In primo luogo la riscossione, perché noi abbiamo la riscossione più bassa d'Italia, solo il 27% delle tasse riscosse, e abbiamo il debito più alto d'Italia, il debito pro capite della città che ha il debito pro capite più alto d'Italia. Il governo ci chiede quindi un impegno sulla riscossione, un impegno sulla valorizzazione del patrimonio, che negli ultimi anni ha dato esiti veramente molto negativi, tra i 20 e i 30 milioni all'anno, quindi una cifra assolutamente irrisoria. C'è la possibilità, che adesso noi stiamo valutando, di intervenire sulle tasse aeroportuali e eventualmente su un aumento dell'aliquota IRPEF che è dell'ordine dello 0,1-0,2%, solamente per le fasce alte, quindi un esborso che significa poche decine di migliaia di euro all'anno per coloro che hanno redditi alti, quindi una cifra molto bassa, però questo rientra in un'analisi più articolata che dobbiamo fare in relazione a quella che poi è questo complessivo piano di rientro della città, che ribadisco è il salvataggio della città, perché altrimenti il dissesto sarebbe il fallimento della città, lo smantellamento delle partecipate, il non pagamento dei debiti commerciali, quindi sarebbe il collasso finanziario di Napoli. Però Baretta poco prima ci ha detto che esclude per il 2022 l'aumento delle tasse. Su questo non c'è dubbio, il 2022 non ci sarà, che stiamo facendo un intervento diverso, comunque un lavoro molto complesso e molto sofisticato che stiamo portando avanti, che porteremo avanti anche con il supporto del MEF, della Guardia di Finanza, che chiaramente dobbiamo mettere in chiaro la situazione dei conti del Comune, cioè quindi dobbiamo rimettere in pulito tutto quello che è successo negli ultimi anni. L'aumento dei canoni ERP per gli alloggi popolari? No, non ci sarà aumento dei canoni ERP per gli alloggi popolari, anzi noi nell'ambito di questo programma di valorizzazione l'obiettivo dell'amministrazione, l'obiettivo mio, è di trasformare i nostri tanti inquilini in tanti proprietari. Io penso che noi dobbiamo che il diritto alla casa e il lavoro sulla casa sia una delle grandi sfide di Napoli. Qual è la sua idea per migliorare la riscossione dei tributi? Allora, noi dobbiamo lavorare in primo luogo sulla base informatica. Oggi non c'è una base dati informatica affidabile, quindi utilizzando le tecnologie e anche con l'aiuto della Guardia di Finanza, dell'Agenzia del Territorio, incroceremo le banche dati, questo ci consentirà di far emergere tanta elusione della base imponibile. Perché noi abbiamo due tipi di problema: la base imponibile che non è completa, cioè ci sono persone che non sono proprio registrate, e poi c'è il problema di chi è registrato e non paga. Poi il comune e lo stadio, tipo il Napoli Calcio? Ma il Napoli Calcio è una situazione diversa, perché il Napoli Calcio è un canone che ovviamente deve essere riscosso, per là dobbiamo distinguere tra la situazione pre-Covid e la situazione Covid. Durante la situazione Covid per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una rinegoziazione per la riduzione degli incassi, l'abbiamo fatto per l'ippodromo ad esempio, quindi questi sono due temi diversi. Poi c'è il problema invece della riscossione, quindi sia della riscossione ordinaria, ma soprattutto delle somme non riscosse. Oggi purtroppo anche gli avvisi di pagamento vengono mandati con enorme ritardo. In alcuni casi noi siamo fermi al 2015, quindi se non si mandano gli avvisi di riscossione tutte le tasse vanno in prescrizione. Io credo che in una città normale chi deve pagare deve pagare. Poi ovviamente noi dobbiamo stare sempre attenti alla clausola sociale, perché ci sono persone che hanno difficoltà e le persone che hanno difficoltà debbono essere sempre tutelate. Ma chi deve pagare perché gode di servizi, altrimenti pagano sempre i soliti noti, e questo è assolutamente ingiusto.